Prima di lasciare spazio all'intervista con Mr. Pecchia, volevamo fare un attimo un piccolo disclaimer dicendo che questa conversazione è stata registrata prima che il Mister, la mattinata di sabato 21 maggio, comunicasse la dura decisione di non allenare più la Cremonese nella prossima stagione. Perciò tutti i riferimenti a un suo percorso futuro con la squadra vanno considerati antecedenti a questa comunicazione. Per il resto speriamo che l'intervista vi piaccia e buon proseguimento. Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti a questa nuova intervista del Terzo Uomo. Qui con me ci sono Michele Tossani. Ciao Mick. Ciao Gab, ciao Charlie, un saluto a tutti. E Charleston Akpa, ciao Charlie. Ciao, ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, con cui una decina di giorni fa ha raggiunto lo straordinario traguardo della promozione in Serie A. In precedenza il Mister aveva allenato anche la Juventus Under 23, la Vispa Fukuoka e il Verona, e prima ancora aveva lavorato come vice di Rafa Benitez al Newcastle, al Real Madrid e al Napoli. E proprio il Napoli è stata una delle squadre in cui aveva giocato da calciatore. Buonasera Mister, complimenti per la promozione e grazie per essere qui con noi. Buonasera, ciao, ciao a tutti, grazie a voi. Allora, la Cremonese è una squadra che ha vari giovani in rosa che sono stati molto importanti per questa promozione, come Carnesecchio, Coli, Fagioli, Gaetano. Quale tipo di rapporto cerchi di creare con questi giocatori più giovani? Un rapporto tra mille virgolette paterno oppure un rapporto un po' più distaccato o una via di mezzo? Insomma, che tipo di rapporto cerchi di creare? Non faccio distinzione dell'età, il rapporto, per me dall'altra parte ci sono delle persone, e io faccio sì l'allenatore, ma dall'altra parte ci sono dei ragazzi, quindi per me prima è l'aspetto umano, poi chiaramente può cambiare l'approccio nei confronti di un diciottenne anziché rispetto a un trentasenne, e quindi può cambiare il modo di... Ecco. Tra Ciofani e Gaetano evidentemente c'è una bella differenza, quindi anche il modo di parlare, però mi piace avere un rapporto diretto, mi piace avere un rapporto sincero e alla base di questo rapporto ci deve essere una fiducia cieca. E io, tutto qui, sia nei confronti di Ciofani ma anche nei confronti dei più giovani. Come descriveresti la tua filosofia di gioco? Quali sono i principi che cerchi di installare nelle tue squadre? Ah, una squadra, io l'ho sempre detto, una squadra consapevole, una squadra in grado di saper entrare in campo, di voler fare la propria partita e di quello che si trova di fronte, di quello che deve fare nelle due fasi e di farlo in maniera consapevole. Questo è quello che mi piace vedere poi nella mia squadra, è che questo non significa non commettere errori, non significa fare delle brutte prestazioni, assolutamente, però mi piace una squadra che sia in grado, che quando scende in campo deve affrontare un avversario, è padrona delle sue cose, di quello che ha lavorato, per cui una squadra consapevole, poi con un calcio propositivo, questo evidentemente. Una domanda su Fagioli. Rispetto a quando lo avevi nella Juve Under 23, in cosa è migliorato, in cosa deve migliorare? E secondo te, se ne è parlato tanto quest'anno anche sulla stampa, è un giocatore già pronto per un certo livello della Serie A o deve crescere? Tutti devono crescere perché in quell'età si cresce anche a distanza, insomma, tra un girone d'andata e un girone di ritorno ci può essere un cambiamento importante. Chiaro che io l'ho avuto nell'Under 23, nella parte finale della stagione, è passato un anno, è cresciuto dal punto di vista fisico soprattutto, in questa età quando c'è il passaggio del 18, 19, 20 anni c'è anche una crescita proprio fisica, strutturale, e l'esperienza di quest'anno ovviamente gli ha dato molto perché è stata un'esperienza che l'ha vissuta anche da protagonista. E se sarà pronto lo dirà il campo. Sicuramente rispetto a come l'ho preso e come ha finito la stagione, è un ragazzo che ha avuto un miglioramento anche nella gestione delle gare, nella gestione degli allenamenti, nella gestione della settimana. Questa esperienza gli servirà poi per affrontare quello che sarà poi il suo futuro, se alla Juve o in altra parte. Di Ocoli invece cosa ci racconti?
Colli già è diverso perché l'ho conosciuto quest'anno, l'avevo visto l'anno scorso nella parte finale della stagione con la Spal, non aveva mai, voglio dire, era la sua, anche per lui era la sua prima esperienza con i grandi l'anno scorso con la Spal, però non aveva avuto continuità nel gioco. Caleb è un ragazzo straordinario con qualità fisiche che sono sotto gli occhi di tutti, insomma non posso dirle io parlare a ancora grandi margini di miglioramento e anche per lui questa fisicità, questo strapotere fisico che è riuscito anche in questa categoria forte, impegnativa, è riuscito a metterlo sul campo e anche per lui è stato dal punto di vista comportamentale è stata una piacevole scoperta perché è un ragazzo veramente bello, con il quale lavorare, con il quale rapportarsi, e ha anche per lui ancora margini di miglioramento importanti. In cosa credi debba migliorare? Io credo si debba migliorare a tutti i livelli e fino a 30 anni, 35 anni uno ancora margini di miglioramento. Quella è un'età in cui veramente e terreno fertile, poterci lavorare con continuità perché ha grossi margini, lui lo sa sulle cose battevamo il colpo perché giocando a sinistra per un centrale deve avere anche la possibilità di poter gestire la palla con sicurezza con il sinistro, mi rendo conto con qualcosa di però con l'impegno che mette poi durante gli allenamenti può farlo sicuramente. Era una forzatura anche metterla a sinistra, però questo gli ha aiutato perché giocando sul centro-destra per lui era più agevolato anche nell'uscita, nel gestire la palla, venire incontro. Però anche veniva da un anno in cui giocava sempre una linea 3, con una linea 5 da centrale, gestire una linea di difesa 4, ha avuto almeno inizialmente delle difficoltà perché era sempre il suo riferimento era più l'uomo che la linea, più che la palla, però queste sono cose che si apprendono veramente facilmente. Allora, una domanda di campo. La Cremonese è stata una delle squadre più contemporanee, diciamo, della stagione, molto fluida, cercava sempre di costruire da dietro, di solito con i difensori mediani. C'erano poi vari movimenti, a volte Castagnetti si abbassava, Fagioli si poteva alzare a livello dei trequartisti oppure veniva esterno per coprire Sernicola. In base a cosa veniva costruito il piano gara? Cioè queste scelte, in base a cosa sono state fatte? Intanto essere... dietro c'è parlando poi del discorso della filosofia di voler giocare, di essere padroni di quello che succede sul campo. E noi avevamo oltretutto anche un portiere che aveva una grande gittata, quindi avevamo anche la possibilità di attaccare lo spazio, avevamo velocità e quindi il fatto che qualche squadra potesse venirci a prendere alto, noi avevamo comunque spazio da attaccare e con i nostri esterni, i nostri trequartisti, avevamo la possibilità di poterlo fare perché avevamo velocità, avevamo anche intelligenza per attaccare lo spazio. Lo sviluppo basso era quello di riconoscere gli spazi, riconoscere dove c'era la superiorità, riconoscere e questo dipendeva ovviamente anche dall'avversario, dall'atteggiamento dell'avversario, da come volevano venire a prenderci, dalla loro disposizione e quindi noi cercavamo di volta in volta la soluzione. Chiaramente codificandolo, ma più che altro per loro, questo era, ci siamo arrivati con il tempo, riconoscere le soluzioni, mi davo le soluzioni e poi loro di volta in volta devono essere in grado in campo di trovare la soluzione giusta. Ecco, a proposito di trequartisti, volevo chiederti cosa pensi della stagione, del percorso in generale finora di Gianluca Gaetano. E collegandomi anche al discorso che hai fatto poco fa, quali sono, diciamo, i compiti, le istruzioni più frequenti che dai ai trequartisti in fase di possesso e non possesso anche? Su Gianluca Gaetano pensavamo che lui potesse, ha ricoperto quasi tutti i ruoli,
dall'anno scorso che è con me, ha giocato esterno destro in 4-3-3, esterno sinistro, le due mezzali, trequartista dietro alla punta in 4-2-3-1 e poi forse il momento migliore, lui si è trovato più a suo agio giocando a due e mezzo al campo, e non peraltro l'ultima partita perché mancava Castagnetti o per anche il tipo di gara dovevamo fare, ci siamo trovati ad affrontare la partita più impegnativa con Fagioli e Gaetano due e mezzo al campo. E, ma io non mi fisserei troppo sul modulo del 4-2-3-1-4-3-3 perché è una forma di rotazione in base poi a com'è la soluzione, come sono anche gli avversari, a quello che ricerchiamo. Quando si trovava davanti e quindi dietro alla punta nel 4-2-3-1 aveva dei compiti specifici sia della fase di non possesso e quindi di alzarsi in base al tipo di pressing che avevamo studiato, e ovviamente nella fase di possesso era una situazione che rischiava di schiacciarsi tra le linee, soprattutto quando si giocava con delle squadre chiuse, e lì doveva essere l'intelligenza stessa del giocatore a trovare gli spazi, perché tante volte rischiava di rimanere imbottigliato e uscire fuori dalla gara. Un ragazzo intelligente che ha cultura calcistica, quindi anche lui riusciva, mi poteva affidare anche in questo, a dargli libertà, soprattutto libertà di trovare lo spazio giusto. Ecco, a proposito, volevo ricollegarmi sia a questo quanto detto ora che a quanto detto prima. Come si fa ad allenare, soprattutto nel calcio di ora che è molto fluido nelle due fasi, come si fa ad allenare un giocatore a riconoscere lo spazio? Cioè, in base al piano gara, cioè come ti vengono a prendere gli avversari, tu dici a quello o a quell'altro quale zona di campo occupare, oppure devono essere loro in grado di leggere la pressione e andare a liberarsi alle spalle magari delle linee di pressione? Cioè, come si insegna a un giocatore la lettura dello spazio? Che spesso se ne parla sui giornali, però secondo me non tanti sanno di che cosa si sta parlando. Forse la cosa più, probabilmente, ma evidentemente la cosa più complicata, ma è quella che a mio avviso poi alla lunga è quella che è più redditizia, e non giocatori pensanti poi sono la base, e questo diventa un vantaggio per ogni allenatore. Quando si parla si sente, no, il ragazzo che tutti lo vorrebbero, un giocatore che gioca sempre, perché gli allenatori si affidano perché riescono a riconoscere le cose, non necessariamente devono essere imboccati, e quindi sicuramente è un lavoro quotidiano, ecco perché parlavo di una squadra consapevole. Questo è un lavoro che sul campo, con gli allenamenti, con le esercitazioni, con i video, renderli partecipi delle cose che si fanno, renderli consapevoli, e quindi è un lavoro non con un'esercitazione di per sé, ma un tutt'uno, lavoro complicato, ma che devi, insomma, il modo di intervento è su più campi che una semplice esercitazione, con delle esercitazioni specifiche durante la gara, durante una partita, con i video, e soprattutto renderli consapevoli delle cose che stanno facendo. Cosa pensi dell'uso di statistiche e dati per analizzare le prestazioni della tua squadra e prima delle partite per studiare gli avversari? Ma tutto è importante, bisogna dare la giusta importanza a tutti, i dati sono importanti, bisogna interpretarli, bisogna dare la giusta interpretazione, bisogna inserirli in un contesto, perché lasciati lì solo esclusivamente possono darti nulla o delle indicazioni sbagliate, ma secondo me ogni tipo di analisi è importante, ma vanno inserite in un contesto più grande, e allora sì che lo staff può farne un buon uso, perché quando era la Juve nell'Under 23 arrivavano sul tavolo tantissimi dati di ogni genere, dal dato fisico, dal dato opta, istat, non vorrei insomma fare ma tanto ormai sono questi quelli che vengono utilizzati, digital, la Panini, e mi piace vederli, mi piace dare la giusta, il giusto valore, è tutto importante. Ma ci sono alcuni dati che guardi sempre, questi li guardo sempre a prescindere
oppure l'occhio magari una volta cade lì, una volta cade, o c'è qualche dato fisso che ti piace guardare? Piace, è indicativo che anche dei palloni toccati, i giocatori delle squadre avversarie che danno indicazioni, quelli che danno più passaggi filtranti, per esempio, mi piace vedere, quelli che sviluppano di più, perché quello è indicativo poi su, almeno per quel modo di lavorare, per il tipo di pressione che vogliamo andare a fare, mi può dare delle indicazioni. Guardando al prossimo campionato, sappiamo che insomma fra la Serie A e la Serie B negli ultimi anni si è creato una bella distanza, quindi le neopromosse spesso fanno fatica a salvarsi. Fra queste ci sono quelle che provano a rimanere fedeli al loro credo come in Serie B e altre invece che si adattano per forza di cose al nuovo campionato. Tu pensi che la Cremonese potrà utilizzare lo stesso spartito tattico anche in un campionato più difficile o gioco forza qualcosa andrà cambiato o solo in alcune partite? Vabbè, ma al di là poi dalla Serie A e alla Serie B, io quando l'ho fatta con il Verona, posso parlare di quello che ho già vissuto, e ho iniziato in un certo modo, tante volte il piano gara, per quanto uno lo volesse indirizzare, era un po' condizionato dalla differenza di valore con le altre squadre, quindi era fortemente condizionato il tuo atteggiamento per una neopromossa, era condizionato dalla differenza rispetto a quelli che sono i valori sul campo. Chiaro è che rimane sempre la stessa idea, quello che ho vissuto, e per quello che ho vissuto io a Verona, quello di rendere una squadra sempre consapevole di quello che volevi fare. Tanto per fare un esempio, nel giro, quando era Verona, l'anno in cui abbiamo vinto il campionato, le mie partite si sviluppavano dentro la metà campo avversaria. Quindi anche il tipo di tattica, il tipo di lavoro fisico era indirizzato in un certo modo. L'anno successivo, per quanto volessi giocare alto, ma tante volte nella maggior parte del tempo mi trovavo a giocare dentro la metà campo, e quindi avevo 50 metri da attaccare, avevo 50 metri da sviluppare, e anche lì i lavori sia tattici che fisici evidentemente cambiavano. Passando un attimo alla tua parentesi con Benitez, anche al Real Madrid, volevo chiederti, insomma, tu hai avuto a che fare in quel periodo con giocatori di altissimo livello, tanti campioni come Cristiano Ronaldo. Che tipo di giocatore è nel gruppo, nello spogliatoio? Come si rapporta con i compagni? È un leader, diciamo, che tende a dare di più l'esempio sul campo, oppure è un leader che comunica molto, che parla anche tanto da questo punto di vista? Ma la cosa che mi porto dentro in quelle esperienze che ho vissuto da secondo, da collaboratore di Rafa, è tanto la possibilità di avere una prospettiva diversa, che è sempre, e spero stare dentro, mi ha aiutato molto, mi ha aiutato, mi ha fatto crescere, mi ha dato tanti insegnamenti. Il fatto di vedere questi giocatori di altissimo livello, una cosa che mi è rimasta dentro, è l'alta competitività che loro hanno, è quello che ce l'hanno. E questo ti spinge tutto l'ambiente, tutto quello che ruota intorno a dare di più, a volersi migliorare. Anche il fatto di proporre un allenamento, un'esercitazione, e ti spingeva sempre al massimo a portarla quasi alla perfezione, perché loro pretendono da loro stessi e pretendono da chi c'è intorno. Quindi questa è la differenza poi, oltre che tecnica, ma anche quei giocatori che giocano, i top player, è quella della competitività che hanno, e quindi quello che la rapportano e la mettono quotidianamente sul campo. Quindi non è solo il discorso di Cristiano Ronaldo, ma di tutti quelli che poi ho avuto la fortuna di allenare in quel periodo, che insomma a Real Madrid erano Sergio Ramos, da Modric, Kroos, Benzema, per cui quella è stata un'esperienza bellissima e altamente formativa. Tutti questi fenomeni dal punto di vista dell'atteggiamento, cioè come sono recettivi a quello che magari gli viene suggerito dall'allenatore o dal loro staff, oppure essendo dei fenomeni, dei fuoriclasse, pensano che comunque siano già arrivati a un livello tale che hanno poco da imparare?
Chi è un fuoriclasse non ragiona mai, non ho mai visto un fuoriclasse ragionare che non vuole migliorare, non vuole... Chi è che si ferma e non è un fuoriclasse? È un giocatore importante, ma non è un fuoriclasse. Ma detto questo, ci sono tanti modi, tanti livelli di allenare. È chiaro, evidente, che allenare l'Under 23 è diverso che allenare la Cremonese per certi versi, è diverso allenare la Cremonese, allenare. Si allena in tanti modi diversi. Questo non significa snaturarsi o cambiare metodologia, ma io quando parlo di stili di allenamento è che quando si è in certi ambienti uno deve tener conto di quello che si ha. Ecco, allora mi collego proprio a quello che dicevi della Cremonese, anche parlavi prima del Verona. Che differenza c'è stata fra queste due promozioni? Cioè, hai visto qualche similitudine oppure differenze, semmai quali? Il Verona era una retrocessa in B e quindi tutti si aspettano che le retrocesse debbano risalire immediatamente su, perché hanno il peso, l'obbligo di vincere e anche al di là poi del mercato che uno è in grado di fare, tenendo conto che c'è una percentuale di 1 su 3 delle squadre retrocesse che salgono. Probabilmente quest'anno non neanche una delle retrocesse risalirà subito, per cui la difficoltà è enorme e in più aveva una squadra, diciamo, più esperta, più matura, mentre qui era una squadra che quasi costruita, non dico di sana pianta, ma è una squadra tra l'anno scorso, quando sono arrivato a gennaio, e quest'anno è una squadra costruita e oltretutto con tantissimi giovani. Quindi già la formazione delle squadre erano totalmente diverse, non dico agli antipodi, ma quasi, perché lì c'erano tutti i giocatori di una certa esperienza, di qua avevo tanti giocatori giovani. E questo già è la base. A Verona c'era il peso della vittoria e a Cremona c'era, ma il peso imposto un po' dall'ambiente, dalla stampa, da tutto quello che ruotava intorno. La Cremonese quando è partita quest'anno nessuno la considerava e il nostro obiettivo era quello di dare un'identità tattica, tecnica, di essere competitiva. Quindi due mondi totalmente diversi, ma la vittoria poi ha sempre un sapore particolare, è bella in tutti i modi. Sempre un'altra domanda sulla Cremonese, visto che parlavi prima della difesa con riferimento alla palla. Mi è sembrato che a volte la Cremonese abbia sofferto quest'anno i cambi di gioco nella propria tre quarti, con il terzino che a volte stringeva molto verso i centrali. Era un rischio, è un rischio comunque calcolato, accettato? È qualcosa che sulla quale si dovrà lavorare in vista della Serie A? Oh, questo è... Tante volte c'era un errore di valutazione, perché si può coprire il campo con la linea di 4 tranquillamente, anche sulla lettura dei cambi gioco, e uno ci può arrivare, ma ci può arrivare anche con un ritardo, ma non troppo evidente. Io... Tante volte abbiamo lavorato, tante volte la cosa non ci ha dato grandi risultati, ma avere una linea alta, così come la volevamo tenere noi, è vero sì della distanza del terzino che a volte poteva essere non equilibrata, ma delle volte c'era anche perché una scarsa pressione della palla, quando la palla era o veniva pressata, quindi la nostra linea ne subiva. Questo è un rischio, però alla fine ci ha dato grandissimi risultati e delle volte abbiamo subito purtroppo questo tipo di atteggiamento. Io ho una domanda per te. A che punto della tua carriera è scaturito il desiderio, la voglia di intraprendere il percorso di allenatore? E poi quali sono le figure che più ti hanno ispirato da questo punto di vista? Chi sono gli allenatori, ma anche non allenatori, persone in generale che ti hanno ispirato e ti ispirano tutt'oggi magari? Ma io già a fine, insomma, già sui 30 anni, ma l'anno in cui ho cominciato a ragionare più da allenatore, l'anno in cui ho lavorato con Spalletti,
mi ricordo l'anno preciso, ma credo fosse il 99-2000. Lì già c'è stata il cambio di direzione, di mentalità. Il fatto che mi dessi sempre lo spogliatoio da giocatore, questo che ho fatto, c'è stata sempre sin dai primi anni, anche quando ero giovanissimo. Ma quando ho cominciato ad avere una prospettiva diversa è quando ho conosciuto Spalletti. E da lì in poi è stato sempre un voler conoscere, sapere, migliorare. E gli ultimi anni della mia carriera calcistica praticamente sono stati fatti tutti in direzione di quello che volevo fare da grande, quindi da allenare. Quando sono andato a Foggia da giocatore sono andato perché poi potessi avere anche una possibilità di allenare. E da lì è partito poi il mio percorso. E come mentori, quindi, chi puoi citare, per esempio? Io tutti gli allenatori che ho avuto sono stati importanti, tutti, nessuno escluso. Chiaramente chi, poi ho fatto la scuola a Coverciano, ma chi mi ha dato praticamente, mi ha aperto il mondo è stato Rafa Benitez. Quindi lì c'è stato il cambio totale e un insegnamento straordinario. Prima abbiamo parlato di Gaetano, Coli, e Fagioli, invece di carne secchi cosa ci puoi raccontare? Su Marco è un talento, anche lui è un talento. E la cosa bella di Marco che quando si ferma fino all'allenamento a fare delle cose con la palla, con i piedi, colpi di testa, mi sembra un attaccante nato, per cui è un atleta bellissimo da allenare, come del resto poi tutti gli altri. E anche lui nella parte iniziale l'anno scorso aveva subito i 6 mesi di inattività, quindi veniva da 6 mesi perché lui è arrivato a gennaio. Quindi è stato per lui, partita dopo partita, una crescita costante, tecnica, tattica, inconsapevolezza e maturità. È diventato poi un punto di riferimento. Volevo farti un paio di domande. La prima è questa. Quando, ormai tanti anni fa, arrivò in Italia, in Serie A Zeman, tutti si misero a lavorare su partite ombra, già le faceva Sacchi, no? Allenamenti analitici, schemi provati e riprovati. Poi negli ultimi anni sono state quasi bandite, no? Come se fossero il male assoluto. E cosa ne pensi di questo tipo di esercitazioni, quando si fanno gli 11 contro 0, i 6 contro 0? Cioè, secondo te sono ancora utili in un determinato contesto o sono totalmente da catalogare come qualcosa del passato che nel calcio moderno non serve più? No, io non ho alcun tipo di preclusione nei confronti di niente, per me c'è un'apertura totale. Ogni mezzo è importante, bisogna capire come inserirlo, quando inserirlo e anche nella quantità, perché fare tutti i giorni 11 contro 0 evidentemente la cosa può avere una certa efficacia. Farla nei tempi giusti, nelle modalità giuste, può dare delle diverse indicazioni. Quindi credo che veramente su queste cose poi ci sono le mode che si seguono, ma io secondo me quello che uno deve fare deve tenere una logica, deve rispettare una metodologia, un proprio metodo. Ognuno deve avere il proprio metodo e su quello poi si basa il modo di lavorare. Tutto. Come detto prima, hai allenato la Juventus Under 23, che diciamo è l'unica società ad avere appunto una squadra Under 23. Credi sia un qualcosa di sottoutilizzato da altri grandi club italiani? Ma per me è una grandissima opportunità per quello che fa parte del discorso della formazione dei giovani, dei giocatori. Per un club ha tantissimi vantaggi, continuo a vederlo come grandi vantaggi per la formazione dei propri ragazzi, e in Spagna va avanti da forse 40 anni e secondo me il vero passaggio dovrebbero fare, mi rendo conto, ma almeno le grandi squadre, seguire la Juve.
l'ho toccato con mano, ho visto il miglioramento dei ragazzi, ho visto la possibilità di far crescere un giocatore, ma tenendolo sempre sotto osservazione dentro il proprio ambito. C'è quel passaggio dalla primavera poi a quello che è il calcio degli adulti, quella zona grigia che viene ricoperta dalla seconda squadra. E secondo me è vivendolo in prima persona, io ne ero convinto prima, ma vivendolo in prima persona mi rendo conto che è il passaggio fondamentale per il miglioramento dei ragazzi. C'è qualche ragazzo che ti aveva sorpreso in quell'anno lì alla Juventus Under 23, di cui magari ad ora non abbiamo ancora sentito parlare molto? Beh, sono passati 2 anni, quindi ormai sono usciti tutti quei ragazzi, sono usciti dal giro dell'Under 23, quindi sono tutti ragazzi che ormai se ne parla, per cui non c'è nessuna sorpresa. Ora bisogna vedere, perché sono tutti fuori, oltre a quelli che ho avuto io, a Mota Carvaio, a Touré, a Beruato, Frabotta, per cui sono tutti giocatori che sono fuori, anche perché era la classe 98, 99, 2000, quindi questo era sicuramente dietro ancora c'è materiale, e la Juve in questo ha lavorato bene. È un peccato che le altre squadre, le grandi squadre, non rivolgano lo sguardo in quella direzione. Le ultime due domande poi ti faccio, poi ti liberiamo, mister. Una sempre sul campionato di quest'anno. Quando è che hai avuto la percezione, in quale partita, in quale momento, che forse più che l'obiettivo iniziale, cioè quello di dare un'identità, a fare un buon campionato, si poteva arrivare al bersaglio grosso, cioè alla promozione? A Como, l'ultima partita. No, questo no. Però quando a marzo, febbraio-marzo, ci sono state le tante partite, le 10-11 partite in 40 giorni, e ne siamo usciti alla grande, migliorando anche la posizione di classifica, consolidando quella posizione, a quel punto anche la squadra ha preso una consapevolezza diversa di poter dire va bene, ce la giocheremo fino in fondo. Poi è stato un campionato avvincente, da fuori anche bello, ma da dentro molto molto intenso, e questo sali e scendi l'ha determinato fino all'ultimo. Quindi io credo febbraio-aprile, in quei 40 giorni, la squadra ha dimostrato di potersela giocare e poi di tirare la volata fino alla finale, che si è culminata anche in maniera così tragica, anche per qualcuno, parlando sportivamente parlando, però poi c'è stato un sorpasso, un controsorpasso finale. L'ultima domanda sul Napoli, visto che tu insomma conosci benissimo la piazza come giocatore, come allenatore, una domanda un po' provocatoria: come mai il Napoli spesso crolla sul finale, senza tornare all'epoca del famoso scudetto del Milan, ma quest'anno troppe sconfitte in casa, è crollato con Gattuso, ultima partita col Verona, fuori dalla Champions, con Sarri, la rincorsa sulla Juve, cioè qual è l'ambiente, la pressione, è difficile giocare con quelle pressioni lì? Io intanto bisogna dire che quest'anno per me il campionato, il Napoli ha fatto un grandissimo campionato, perché poi arrivare terzi e giocarsela è come dire no, perché si rischia poi di vedere una realtà diversa. Io insomma, uno poi la può vedere come vuole, però per me io vedo quello che succede. Il Napoli ha fatto una stagione straordinaria, si poteva culminare sì con lo scudetto, ma poi come dire, vincere alla fine. E che negli ultimi 10 anni, 8 anni ha vinto la Juve, 7 anni ha vinto la Juve, un anno l'Inter e quest'anno non lo so, probabilmente ancora incerto. Quindi, e che fino adesso ha dominato la Juve. Ora in questi ultimi anni ci può essere un po' di incertezza. Io credo che il Napoli abbia la possibilità di giocarsi lo scudetto, ma non vedo particolari problemi
perché quello riguarda tutti, le partite finali è un peso, diventa chi le riesce a gestire meglio e la spunta, è successo così in Serie B, però non vedo grosse difficoltà, è solo un caso che nelle ultime partite sia successo questo, perché con tre allenatori differenti è una città particolarmente bella che crea entusiasmo, ma la pressione è giusta, quindi i giocatori di un certo livello hanno bisogno di quel tipo di pressione. Quindi è successo, e anche se devo dire il Napoli di Spalletti credo che abbia subito, pagato a caro prezzo delle partite che strameritava di vincere, credo forse una partita con l'Empoli e con lo Spezia, e questo stiamo parlando di forse un mese fa, due mesi fa, quindi un po' più lontano rispetto a quello che è in questo finale di campionato. Grazie mille mister per questi 30-40 minuti, ancora complimenti per la promozione e buona fortuna poi per la prossima stagione. Grazie, grazie a voi, buona serata, ciao. Ciao. Ciao mister, grazie. Ciao. Ciao.